queste giornate. Si è apparso nella Season 5 in maniera diversa. Si è apparso nella Season 6 in maniera perfettamente diversa. Ma ora sei ritornata tu stessa, uguale come eri dall'inizio. E no, con nessuna modifica. Tu, magnifica pinnacoli pendenti, svuotavi subito la lobby. Mi ha sempre fatto impazzire il tuo sottoponte. Ogni volta che lo passavo mi sentivo accudito da te. E soprattutto Torre dell'Orologio. Mi mancavi così tanto. Nella Season 5 sei tornata simile, ma non sei stata mai così. Solo nel capitolo 1. Quanti ricordi che mi stai facendo ritornare in mente. Soprattutto di quando ero una schiappa di un nub. E quando giocavo della Switch di mio cugino. Quanto tempo è passato. Ti voglio tanto bene, Pinnacoli Pendenti. Sto vedendo che vai svuotare le lobby in pochissimi minuti. Bene, Pinnacoli Pendenti. Speriamo che ci sarai in tutto il capitolo 3. E sarei come Parco Pacifico che non se n'è andato per due capitoli. Mi raccomando, Pinnacoli Pendenti. Non te ne andare. Resta con noi. Perché sei stata sempre, in fondo, la nostra città preferita. Tutti i player, anche se vanno e li uccidono, continuano a ritornare. Da te. Questo vuol dire che sei un simbolo di Fortnite e che non lo smetterai mai. Grazie, Pinnacoli Pendenti, di essere ritornata. Vi ricordo se volete altre storie di questo genere, lasciate like, iscrivetevi al mio canale. E lo so che può sembrare tanto, ma arriviamo ai 1000 iscritti, prima ai 100, poi ai 1000 per fare i server privati. Vi saluto da Pinnacoli Pendenti.